Tornati in un nuovo videovlog di preparazione, ma forse no, più un racconto del nostro spettacolo di 45 giri. Oggi sono da sola perché parlo di una cosa di cui solo io fondamentalmente posso parlare, ovvero della domanda fondamentale che tutti fanno a un mese da 45 giri, che è forse la curiosità maggiore che avranno, che hanno le persone che poi forse verranno a vedere lo spettacolo, che è: ma perché 45 giri? Ma questa è una cosa molto interessante. Innanzitutto, 45 giri chiaramente è un vinile. È un vinile un po' particolare perché è un po' più piccolo rispetto a tutti gli altri vinili, rispetto ai 33 giri e tutti questi altri che sono i più conosciuti, no? E 45 giri perché fondamentalmente, vabbè, è un nome che suona molto meglio chiaramente di 33 giri, ma è una tradizione il vinile, è un rito che oggi cade quasi in disuso e che diventa una moda, no? E sembra che chi torna ad ascoltare i vinili in un giradischi o chi legge un libro un po' più lungo faccia qualcosa di talmente tanto particolare che debba essere elogiato. In realtà è una cosa che fino a pochi anni fa era normale. Qual è il problema? È che la nostra fretta, il nostro correre, il nostro essere frenetici nella vita di tutti i giorni ci fa perdere l'abitudine al rito, che non dovrebbe essere nemmeno un'abitudine. Il fatto che si debba togliere il disco dalla carta, che debba essere pulito, che poi debba essere poggiato con delicatezza sul giradischi, messo il pennino e che poi con il suo tempo debba cominciare a girare, che poi quando non si vuole ascoltare più non può essere di certo lasciato lì, ma che debba essere ripulito, rincartato e rimesso dalla collezione dei vinili. Non abbiamo più tempo noi oggi di fare questo. E questo è un po' quello che invece dovremmo fare, imparare a riavere tempo per dedicarci a cose a cui dobbiamo dare non solo la nostra attenzione, ma la nostra pazienza e il nostro saper mettere noi in disparte per dedicarci a quello che poi fondamentalmente vogliamo cogliere dalle azioni, dalle volontà, tutto quello che vogliamo fare. Questa è la magia del rito, che in questo caso è un rito artistico, che è un rito catartico, come quasi tutta l'arte presuppone, che è quella del disco, dei 45 giri. Beh, utilizzo il concetto di disco e quindi di oggetto come raccoglitore di una storia, che è una storia scritta da me, di cui tante volte già negli scorsi video avete sentito parlare. Quindi mi immagino di poter trovare il tempo un giorno di dedicarmi a questo rito, che per me sarebbe un rito particolare, quello di ascoltare una storia che io stessa ho scritto. Perché sono convinta che se la storia che è dentro a un 45 giri, se le tracce della musica che ascoltiamo fossero le tracce della nostra vita, saremmo disposti a tornare fedeli al rito e dare del nostro tempo un po' egoistico all'ascolto di una cosa che così tanto è tanto più bella e tanto più autentica di tante altre cose che invece noi oggi facciamo e alle quali ci dedichiamo frettolosamente, senza che rimangano impresse le sensazioni e le emozioni che noi proviamo dalle cose. Quindi, visto che considero 45 giri uno spettacolo assolutamente umano, pieno di intensità e di sensazioni, mi immagino che le persone che verranno a vedere lo spettacolo si possano trovare nella condizione di immaginarsi di ascoltare un vinile e di partecipare tutti insieme a un rito, le cui sensazioni debbano permanere in quelle persone per molto tempo, come succede quando si partecipa a tutti i tipi di riti, da quelli religiosi a qualsiasi tipo. Ed è questa la magia dell'arte, così come la magia di ciò che sa cogliere nella nostra interiorità e arrivare dove probabilmente la nostra materialità ancora non riesce a fare. Vorrei fermare la frenesia del nostro tempo veloce e troppo frenetico per capire come utilizzare il nostro tempo, e che a volte va bene anche che sia di più il tempo da dedicare a una cosa, ma che ne valga davvero la pena e che poi le sensazioni date da una cosa o in questo caso
c'è un mondo molto più ampio rispetto a quello che una cosa può essere, ma dobbiamo tornare a capire quanto possono valere quei piccoli minuti in più e da dedicare ad altro se non, e non a noi, perché non siamo noi l'eternità su questa terra, ma forse è proprio quello che non vediamo, che rimarrà per sempre. E siccome per sempre è un concetto che noi non riusciamo a concepire, se non per sempre, per qualche minuto in più, fermiamoci e ascoltiamo davvero. Quindi questo è il senso di 45 giri, un invito a un rito? Sì. Probabilmente un invito a un rito, ma un invito a avere coraggio di dedicare più tempo a qualcosa per ricordarsela e tenersela impressa nella memoria. Perché un insegnamento e una sensazione può arrivare solamente quando il tempo e la durata del tempo sono più lunghe e non così brevi, istintive, emozionali. Detto questo, manca un mese e mezzo, noi siamo carichi, ancora in fase di preparazione, ma sicuramente pronti e spero che questo rito sia all'altezza e che il tempo che dedichiate non sia un tempo sprecato. Ci vediamo lì, 16 marzo, Teatro dei Concordi, Acquaviva, 23 marzo, Teatro degli Arrischianti, Sartiano. Un bacio da me, Marta Parri.